Allora, possiamo continuare. E in questa parte iniziamo prima con la presentazione con premi e poi dopo il canto. Il prossimo canto che sentiremo è Mother of Wisdom ed è un canto dedicato alla Divina Madre. Così vorrei raccontarvi qualcosa di Swami, perché lui aveva un amore speciale per la Divina Madre. E vedeva la madre dell'universo particolarmente manifesta in Ananda Moima. In Ananda Moima è una santa bengalese, del Bengala, ed era permeata di beatitudine. Ananda Moima. Nell'autobiografia, no? E nell'autobiografia Yogananda ne parla tantissimo. Quindi per tutti noi di Ananda siamo molto legati ad Ananda Moima, anche quando si va in India, si va nel suo ashram e si sente una vibrazione bellissima. Così che Swami era un giovane monaco, si trovava a Calcutta e viene a sapere che Ananda Moima era presente lì a Calcutta. Quindi lui, potete immaginare, ha detto: ma io come la incontro? Non so neanche dove parla, niente. E viene in contatto con proprio un discepolo di Ananda Moima, che dice: ma io vi posso accompagnare. A Swami non gli sembrava vero, però gli ha detto: non dire chi sono, no? Perché lui non voleva avere un contatto sociale con la madre, voleva avere un contatto spirituale. Ha detto: io voglio stare in silenzio. E infatti è entrato nell'ashram, c'erano 150 e passa persone, lui si mette dietro a tutti e si mette in meditazione. E ha detto che la voce della madre era proprio una voce cristallina, nel suo cuore sentiva come un suono di campane. E lui ha incominciato a distaccarsi da se stesso. E lui è che scrive queste cose in una lettera, non so che tipo di lettera, non so. E lui ha detto: io stavo distaccandomi da me stesso. Bellissimo. Ed entrava nella pace profonda. E questo discepolo, comunque, ha insistito un po' per volerlo presentare alla madre, e Swami era contento perché veramente aveva sentito tanto la sua vibrazione. E quando lo presenta dice: ecco fratello Kriyananda. Lui voleva soltanto sedersi a meditare, non voleva neanche che ti presentassi, che lui venisse introdotto a te. Però ecco, e la madre lo guarda, Ananda Moima lo guarda con una dolcezza e gli dice: ma io l'ho visto entrare, e quando meditava io l'ho guardato. E poi era arrivato in un'altra occasione, gli ha chiesto di cantare, e lui ha cantato il canto "With that day come to me, ma madre, verrà quel giorno in cui solo nominando il tuo nome i miei occhi si riempiranno di lacrime". In Bengali ha cantato in Bengali. Lui si è immerso proprio nel canto e la madre gli ha detto: quanta dolcezza emerge quando tu canti. E lui ha detto: madre, per me cantare per te mi dà una gioia immensa. Ananda Moima era anche una donna di grande saggezza, una santa di grande saggezza. Infatti gli ha detto: sai, la gioia non è né tanta né poca, non è misurabile, la gioia è assoluta. Insomma, arriva il momento di accomiatarsi e Swami rivolge un saluto in Bengali, che non so dirvi, ma che vuol dire: allora saremo di nuovo insieme. E la madre di nuovo, con un sorriso dolce, lo corregge e gli dice, che era usuale questo saluto, non era sbagliato in sé, ma gli dice: ma vedi, in questo saluto si presuppone che io e te saremo separati, ma invece io e te non saremo mai separati. E Swami era proprio, no? Sentiva proprio questo abbraccio di amore. E la madre, per volergli dare qualcosa, si toglie lo scialle che aveva e avvolge e glielo dà a Swami e gli dice: l'ho tenuto per 5 anni questo scialle. Avvolgi il tuo corpo, ma il nome di Dio è il modo migliore per avvolgere se stessi nel suo amore.
E insomma, mi ha tenuto questo scialle con tanta devozione. E una volta anche Ananda Mamma ha detto, riferendosi a Swami, a migliaia sono venuti a questo corpo. Lei si riferiva a se stessa in maniera molto impersonale, come bambina, come tanti sono venuti a questo corpo, ma nessuno ha attinto da me tanto quanto ha fatto Swami Kriyananda. E i traduttori hanno sottolineato che lei ha detto nessuno, proprio nessuno ha attinto da lei quanto aveva attinto Swami Kriyananda. E in un'altra circostanza la madre ha detto: ecco, c'è un fiore di loto, riferendosi sempre a se stessa, c'è un fiore di loto e sotto il fiore di loto ci sono tante rane sedute che gracchiano. E poi viene un'ape, succhia il nettare dal fiore di loto e se ne va. E Swami Kriyananda è quest'ape. Ananda Mohima. Mohima. Ha lasciato il corpo ormai, ma c'è un'immagine di Yogananda con Ananda Mohima. Nell'autobiografia. Devo averlo visto perché non mi funziona. Swami amava tantissimo andare in pellegrinaggio nei luoghi dove era particolarmente presente la vibrazione della Divina Madre ed era stato anche a Medjugorje. E lui ha detto che a Medjugorje la Madre, la Madonna, ha reso proprio manifesto, chiaramente attraverso i veggenti, chi lei è. Lei ha detto, e sono le sue parole, io sono la madre di tutti i figli della terra. Non sono legata a nessuna religione, io sono la madre. Swami ha detto che in quel pellegrinaggio ha sentito la madre divina in un modo molto speciale, è stato colmato di una beatitudine incredibile e ha chiesto alla madre, ha fatto una domanda, madre, cosa posso fare ancora di più per te? Considera che tutta la sua vita è stata al servizio del suo maestro e della madre divina. E questo anche era un viaggio molto recente, ma lui ha chiesto cosa posso fare ancora di più per te. E ha sentito la risposta, amami ancora più nel tuo cuore. E questo è un bel messaggio anche per noi. Lei vuole solo il nostro amore. Quando si trovava in pellegrinaggio in Terra Santa, nella chiesa della Dormizione, che è il luogo dove la Maria è ascesa al cielo, una chiesa bellissima, proprio bella, non solo dal punto di vista artistico, ma anche come vibrazione, veramente speciale. E lì lui ha avuto l'ispirazione di scrivere il canto che ora sentiamo, Mother of Wisdom. E lui ha detto che lì ha sentito una vibrazione sacra, e ha sentito questa vibrazione femminile, proprio di madre onnisciente, compassionevole, gentile e buona. Ha detto, spero che questo canto, Mother of Wisdom, possa trasmettere un po' di quello che io ho percepito. E ora invito a blind, we pray.
un concorso. What's the word? Concorso Mariano in vicino a Roma. E era internazionale, siamo andati, abbiamo cantato questo canto e abbiamo vinto il terzo premio. Penso che abbiamo cantato solo in inglese, sì, allora, perché non c'era ancora la traduzione in italiano. Ma il coro, questo è a ranghi ridotti. Però complimenti, perché dicevo, il maestro ha detto quattro gatti, ma sono quattro gatti. Bellissimo, è arrivato a un'armonia fantastica. Facciamo un altro canto. Allora, il prossimo canto si chiama Living Water, l'acqua viva, e viene dall'oratorio di San Fernando sulla vita di Gesù. La prima volta che ho incontrato Swami, la prima volta che ho incontrato Swami in un gruppo più piccolo, e mi sono trovato molto con quello che ha detto Darshan, ero molto molto timido. Quando ero giovane ero molto timido, o quando ero più giovane ero molto timido. E eravamo alla sua casa e c'era un gruppetto di 10-15 persone. E a un certo punto parlavamo e Kirtani, direttore spirituale della comunità, aveva detto: ma Swamiji, sai che Antonio è il mio nome, sai che Antonio è dalla Croazia? E Swami mi guarda e dice: he looks like he should be. Sembra che dovrebbe essere. Io mi ricordo, sai, ero così timido che non avevo detto una parola in tutta tipo un'ora e mezzo che siamo stati con Swami. Però mi ricordo che è stato un primo momento che pensavo: cosa vuol dire? Era proprio, ancora adesso mi chiedo, ma voleva dire qualcosa? Poi l'ha detto solo così. Sai, se lo trovo lo dico. Però è interessante perché Peter doveva scegliere il canto per ogni relatore.
e ha scelto questo canto, penso che perché mi conosce molto bene, perché da tutti i canti di Swami, forse ho una lista di miei canti preferiti che è molto lunga, però questo canto è veramente uno dei preferiti, perché veramente trasmette questo, infatti forse lo dico cosa dice per chi non conosce l'inglese, la seconda parte specialmente dice: lui può redimerti, si dice redimerti? Redimerti da ogni male. Amico, devi solo pensare a lui e cammina al suo fianco. E questo canto penso che per ognuno di noi che vuole dedicare la nostra vita più profondamente a Dio è importante, però per me con Swami veramente ho tante piccole esperienze che ho avuto con Swami hanno dato più energia, hanno nutrito questo profondo desiderio di solo di veramente immergersi in questa presenza divina e di vivere, di veramente camminare al suo fianco. E anche se Petra aveva detto che probabilmente da tutti i relatori lui ha conosciuto Swami più breve, penso che non è proprio vero, perché immagino che io l'avrei conosciuto meno. Però io non vivevo con sì. Però la cosa che per me è interessante per lei, che è molto benedetta, anche se ho conosciuto Swami solo per un po' meno di 4 anni e ho avuto esperienze dirette con lui forse 6-7, sai, un gruppo più piccolo, tutta la mia vita è stata formata da Swami. E, è interessante perché alcune volte le persone vengono e ti dicono, forse ci sentono cantare o ci sentono cantare in kirtan o parlare e dicono: ma siete così bravi, siete così. E le persone qua spesso dicono: ma non siamo noi. E sembra che è una cosa che si dice dall'umiltà, ma veramente è vero. Penso che veramente posso dire che tutto quello che c'è buono nella mia vita è venuto da Swami. E mi ricordo una volta, un anno prima che Swami aveva lasciato il corpo, Mahia ed io ci siamo sposati, e il giorno prima Swami registrava l'ultimo di una serie di discorsi che registrava, che si chiamava Ask Me About Truth, chiedimi domande sulla verità. E dopo le registrazioni ci ha chiamato e ha detto, noi abbiamo scritto a Swami, abbiamo scritto: Swami, ci sappiamo che sei molto impegnato e sappiamo che non puoi venire, però non sentiamo che possiamo non invitarti al nostro matrimonio, non sarebbe giusto, sei il nostro padre, sei il nostro amico più caro, non potevamo non invitarlo. E tipo 2 o 3 settimane prima, e lui non aveva risposto niente. E dopo la registrazione ci chiama e dice: cosa facciamo di domani? E io sono lì e sto pensando: ma non voglio dire niente, perché se dico qualsiasi cosa lui dirà che vuole venire, no? E non voglio che, perché sapevo se Swami viene, tutte le persone che saranno là, e c'erano 150 persone, che dovrà dare energia a tutte queste 150 persone. Così, però mi è venuto un pensiero: ma forse potrebbe venire solo per la torta, però non ho detto niente. E lui mi guarda e dice: torta. Perché non vengo solo per la torta? Però è stato molto bello, perché ha detto: verrei per più, però non voglio rubare la vostra luce. È stato molto, 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 sì, un momento tenero, perché era così. Lui sapeva, se lui viene, tutti guarderanno Swami, ovviamente. Che a noi andava benissimo, non è che noi lo guarderemo, però è stato così
sensibile che questo era un momento che era importante per noi e che non voleva togliere energia da questo. E comunque dopo ci ha invitato sopra e ci ha dato una benedizione, ci ha dato un regalo. E questo regalo è stato un bellissimo portacandele in forma di un fiore che aveva una piccola spirale e dopo i petali erano dove metti la candela e c'erano le foglie intorno. E ovviamente è sul nostro altare. È stato interessante perché qualche mese dopo Mahia ed io eravamo a casa, era il nostro giorno libero, stavamo meditando. E a un certo punto sto meditando e per qualche ragione apro gli occhi, che di solito non faccio, apro gli occhi e vedo che la candela è molto vicino alla parte di vetro. E sto pensando, ma se arriva molto troppo vicino, si spacca il vetro. Così pensavo che spengo la candela, però non volevo disturbare Mahia. Così invece di soffiare ho fatto così. Ho fatto troppo vicino. Il portacandele cade giù e si spacca e se Mahia e io, la mia moglie e io, tutti e due apriamo gli occhi e c'era proprio questo momento di shock, di terrore, di shock completo. Mi ricordo che pensavo, ma ho condannato il nostro matrimonio? Però è stato interessante perché veramente è stato un processo interiore di arrivare al punto di dire io so il mio rapporto con Swami e so quello, anche Swami ci ha dato la benedizione per il nostro matrimonio, so quello che c'è dentro, anche se una cosa fuori si è rotta. E la cosa bellissima è che dopo, forse poco dopo che Swami lasciasse il corpo, avevo lavorato su questa cosa, era una cosa per me anche abbastanza seria, perché potete immaginare, sai, il tuo padre spirituale ti dà un regalo per il tuo matrimonio, è una delle cose più preziose che possiedi, e dopo dovrò sicuramente muovere le cose dentro. Però dopo un po' di tempo avevo lavorato e sono arrivato al punto di io so quello che sento e so quello che sento di Swami dentro. Però c'era sempre rimasto un pochino qualcosa dentro. E poco dopo che Swami avesse lasciato il corpo, siamo andati nella sua casa a meditare e mi ricordo quel giorno proprio avevo sentito che l'ultima cosa è andata via. E entro dentro e la prima cosa che vedo è lo stesso portacandele che era rotto. Sì. Così quando l'ho visto ho capito. Ho visto lo stesso portacandele, stesso che aveva regalato a noi, era rotto. Anche quello della casa Swami. Così ho detto, ok, ho capito Swami. Okay. Ho capito. Scusa. Allora. È stato... Come penso che Saja aveva condiviso tanto ieri del momento di trapasso di Swami. È stato un momento, penso che per tutti noi che l'abbiamo conosciuto, sicuramente posso dire per tutti noi, è stato il momento, forse la settimana più benedetta, di più profonda grazia nella nostra vita. E per me è stato interessante perché ho avuto una prospettiva esteriore particolare, perché a quel momento il servizio che svolgevo era coordinavo le persone che facevano parte dello staff, cioè facevo la scheda, però chi era in cucina, chi era in manutenzione, chi era in pulizia dei piatti, chi era in pulizia delle stanze, tutte queste cose. E questa settimana doveva già essere la settimana più grande di Ananda Sisi mai nella storia, perché era il lancio del film Vivere la felicità, Finding Happiness. E mi ricordo, Swami ha lasciato il corpo. Swami era molto sempre super, super pratico, anche se era, la sua coscienza era sempre in sintonia con il divino, era molto pratico. Così anche aveva messo tutto a posto per questo evento, ha creato una festa e dopo proprio il giorno che tutti dovevano venire, è andato via. Era proprio una cosa matematicamente perfetta. Io mi ricordo che
la maggior parte della comunità era nel tempio sopra, stavano meditando, però io ero nel quello che adesso si chiama Swami Mandir, perché dovevo iniziare prima il mio servizio, perché dovevo finire la scheda che era, potete immaginare, dovevano essere pranzi per tipo 250-270 persone. Così solo per le colazioni ci volevano sempre 3 persone di per 2 ore per preparare. Era una cosa abbastanza complessa. E io ho detto, ok, inizio prima così riesco a finire. E stavo meditando e fino alle 8 non riuscivo a meditare. Che dopo ho scoperto che era proprio il momento quando Swami ha lasciato il corpo. Poi mi ricordo che c'era proprio, sentivo un blocco, non riuscivo. E alle 8 all'improvviso proprio sento questa profonda pace. E così pensavo di alzarmi alle 8, però dopo sono rimasto un po' di più. E uscendo sono andato nell'ufficio e c'era Jayadev, nell'ufficio che mi aveva fatto il servizio con Domenicale, con Sahaja. E Jayadev, quando mi ha visto, ha detto, Swami non sta bene, dobbiamo pregare. E mi sono seduto e ho iniziato immediatamente a pregare per Swami. E mi ricordo che è stato interessante perché Swami è stato vicino alla morte così tante volte. E c'era questa profezia che doveva veramente vivere ancora 5 anni, così. Però mi ricordo mentre pregavo che proprio c'era questo... Pregavo al maestro e dicevo... Dio, non puoi ancora prenderlo. Non siamo pronti. E pregavo questo, non puoi prenderlo, non siamo pronti. E dopo un certo punto mi sono ricordato che il giorno prima avevo parlato con Numa e l'avevo chiesto come sta Swami. E la sua risposta era, penso che a questo momento la preghiera migliore è che qualsiasi sia la volontà di Dio sarà fatta. E mi sono ricordato di questo e ho pregato al maestro e ho detto, ok, se il momento ci ha dato così tanto che non possiamo, non potevamo pretendere di chiedere di più. E dopo, poco dopo è venuta una persona e ha detto che Swamiji ha lasciato il corpo. E mi ricordo che subito abbiamo parlato con Uma Jayadevi di Vive e lei ha detto che dobbiamo preparare un posto per il corpo di Swami perché lo porteranno nel tempio. E Jayadevi e io siamo subito alzati e siamo andati nella prima stanza che era libera, che non c'era nessuno dentro, e abbiamo preso un letto, cioè proprio dal rifugio. Abbiamo preso un letto e l'abbiamo portato nel tempio. Dopo c'erano altre persone che hanno messo bellissimi sari per renderlo veramente bello. Però quello che mi ha toccato in quel momento era che si sentiva una grazia divina e una libertà che io non ho mai toccato né prima né dopo. E quello che mi tornava in mente era sempre, questo è il frutto di una vita vissuta completamente per Dio. Questa profonda grazia, questa profonda luce, profonda pace che si sentiva. E, è stato interessante perché siamo stati nel tempio tutta la mattina con il corpo di Swami e dopo alla fine mi sono reso conto che devo ritornare e finire la scheda. Però ho capito che, ok, adesso le cose sono cambiate. Sul livello pratico per la scheda già era una grande fatica di trovare tutte le persone, era veramente con la grazia di Dio in qualche modo siamo riusciti a trovarlo. Dopo mi sono reso conto, nei prossimi 2-3 giorni verranno 100-150 persone extra. Cosa facciamo? Sento così, all'improvviso da 250 dovevamo cucinare per 350, forse di più. E mi ricordo che proprio ho pregato a Maestro e a Swami e ho detto che okay, tu hai creato questa festa, devi trovare le persone lì per coprire tutti i servizi che devono essere fatti. È stata veramente una settimana di grazia, perché tanti di noi, tante delle persone che facevano servizi in cucina negli altri posti, abbiamo rinunciato ai giorni liberi, abbiamo rinunciato sogno, praticamente tutto.
Mi ricordo che spesso venivamo a meditare dalle 4 del mattino fino alle 7. Alle 7 andavamo in cucina, eravamo in cucina fino alle 10 o 11 della sera. E dopo ritornavamo per meditare ancora 2-3 ore. E dopo andavamo a dormire quel poco che serviva, e di nuovo per una settimana intera. Però c'era una onda di grazia così profonda che non importava. Tutte le cose si sono sistemate, tutte le persone che c'era bisogno di aiuto extra, c'era bisogno di tanto aiuto extra, proprio ogni giorno ci mancavano probabilmente 60 ore di servizio, diciamo così, almeno, tra 60 e 80 ore di servizio ogni giorno. E quello che mi ricordo che mi è rimasto ancora più profondamente nel cuore da quel momento, sapevo che passerò il resto della mia vita cercando di seguire nei suoi passi. E so che non posso mai farlo. Però so anche che devo provare. Perché ci ha dato così tanto che penso che una vita non basterà a ridare tutto. Infatti non so se avete visto chi è stato nella casa di Swami. Sulla sua poltrona ci sono le impronte dei suoi piedi, e questo è stato fatto per una raccolta fondi per educare alla vita. E avevano chiesto a Swami: ma vorresti scrivere una frase? Perché volevano farle delle cartoline. E Swami ha detto sì, fammi pensare. E ha scritto, possa io così passare i miei giorni che lasciano impronte sulle sabbie del tempo. E penso che la vita di Swami lascerà tante impronte sulla sabbia del tempo, però penso che ancora di più lascerà tante impronte sulle sabbie dei cuori, delle persone. E si pensa? Avrò un'altra storia, però non lo dico perché dopo non c'è tempo per Shivani. Così spero che ognuno di noi può seguire nei suoi passi verso Dio. When the dawn breaks and then the morning sends the sun high in the sky, who would I from heaven's glory, who would pass the challenge by? La 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 la. There's a morning for every nation when the sun's high in the sky. There's a time for every people to affirm their destiny. La 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 la. Even so, all of us together can create a better land. Live a past and new tomorrow waits for all who understand. Ogni terra la sua alba, quando il sole splenderà, nel momento del destino ogni cuore si sveglierà. La 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 la. Volevo concludere con questo canto e questo messaggio da Swami per tutti noi.
di abbandonare il passato, perché oggi è un nuovo giorno. Questo, ci sono tanti temi che corrono attraverso la vita di Swamiji. E uno che io avevo apprezzato e sentito tanto era di quanto lui era capace di vivere nel momento presente e proprio di lasciare il passato e non pensare più. Mi ricordo quando siamo andati per fare un torneo, un grande torneo, era dopo il grande incendio che è successo a Renand in California, che era il 1976. E quasi tutta la comunità, tutta la foresta, gli alberi, quasi tutte le case sono state incendiate. La risposta di Swami non era di contrarci, ma di aprirci. E poi abbiamo organizzato un torneo che andava, se non mi sbaglio, in 40 città in tutta l'America. Eravamo fuori per 2 o 3 mesi. Swami ha sempre fatto una conferenza introduttiva e poi c'era un seminario di un weekend. La conferenza introduttiva aveva sempre il titolo La gioia è dentro di te, che è la stemma di Ananda, questo è il motto di Ananda, che la gioia è dentro di noi. Allora, Swami ha parlato 40 volte su questo tema e devo dire che non si ripeteva. Lui è arrivato, ma sempre con vie diverse, dipende dal pubblico. E quando ho fatto commento a Swami su questo, lui mi ha risposto: quando faccio un discorso, alla fine cancello. Pulisce tutto. Sì, finito. E poi arrivo al prossimo con, diciamo, una pagina bianca, non con una storia. Tutti noi ovviamente arriviamo con una storia del nostro karma, ma c'è un motivo per cui non ci ricordiamo le nostre vite passate, perché possiamo vivere questa incarnazione ogni giorno di questa incarnazione come un nuovo domani, un nuovo oggi. C'era il momento, mi pare era 1971, e Swami aveva faticato tanto per costruire il primo tempio, che era, come Arjuna aveva detto, nella forma di un uomo geodesico. E era carino, semplice, e era il nostro punto di riferimento, il nostro punto di incontro. Un giorno, se non mi sbaglio, era il 4 di luglio, che per America è un giorno importante perché è giorno dell'indipendenza. Succede, per via di un incenso lasciato acceso, il tempio fatto di legno è stato incendiato. E Swami, la mattina, tutti noi arriviamo, era proprio cenere. Quel pomeriggio Swami mi invita di andare a lui nel piccolo villaggio vicino per fare le spese. Andiamo e entriamo in quel negozio e mi ricordo la signora, la proprietaria, era francese, quindi parlava inglese con un accento francese, ma Swami parlava francese e quindi eravamo in buon rapporto. E lei ha detto: ho sentito del tempio, ma che peccato, anche 10 anni fa la mia casa si era incendiata e fino ad oggi io sento questo grande dolore nel mio cuore. Ma Swami entrava fischiando nel negozio
E poi la Signore dice, ma come mai riesci a cantare in questo momento di grande perdita? E Swami ha risposto, la risposta classica, lui ha detto, ho perso il tempo, non ho perso la mia voce. Allora, quindi, 10 anni prima, tempio, via. Ma in quel momento era in gioia proprio nel presente. E questo è un grande messaggio per noi. Come Yogananda usava dire, il passato di tutti i santi è nero di peccato. E poi in un altro momento ha detto, ma un santo è un peccatore che non si è reso mai. Quindi per noi c'è sempre un nuovo domani, un nuovo oggi. Non portiamo dietro le fardelle del passato. Dio sa che non siamo perfetti. I guru sanno, come Gesù ha detto, non sono venuti per i santi, sono venuti per le persone che hanno bisogno. E quindi cerchiamo noi di vivere come Swami ha vissuto. C'è sempre novità di accogliere. Un nuovo domani vuol dire anche di vivere ogni giorno con un nuovo spirito, non del spirito del passato. Swami racconta che in India dicono che chi fa bagno nel fiume sacro, il Gange, tutti i peccati se ne vanno. E poi Yogananda aveva commentato, è vero questo, mentre siamo nell'acqua i peccati se ne vanno, ma vanno a nascondersi nei vestiti. E quando indossiamo di nuovo i vestiti, rimettiamo. La Hiri Mahashaya ha detto che possiamo iniziare una nuova incarnazione ogni mattina quando ci svegliamo. Anzi, con ogni respiro possiamo iniziare un nuovo domani. Quindi vi lascio con questo messaggio, che come Swamiji abbiamo davanti a noi tante novità, tante cose da accogliere. Se possiamo cancellare i dolori, le sofferenze, ma cancellare anche le vittorie, le cose belle che abbiamo fatto. Come Gesù disse ai suoi discepoli, anche queste cose, i miracoli che ha fatto Lui, potete fare voi e anche le cose più grandi. Swami ha potuto fare le cose grandiose perché pensava di non aver fatto niente. Anche per noi, il nostro destino di fare le cose grandiose dentro di noi, intorno a noi. Possiamo come Swami lasciare sulle sabbie del tempo le impronte del nostro amore, della luce che viene attraverso di noi, specialmente quando teniamo aperto il nostro cuore. Quindi cantiamo insieme con il coro, porta del mio cuore, tengo aperto io per te. Porta del mio cuore, Yeah.
Con l'ispirazione nei passi di Swamiji. Ringraziamo Swami e tutti voi. Grazie.